La riapertura delle rispettive ambasciate significa che le problematiche politiche tra Cuba e gli Stati Uniti sono state finalmente risolte? Perché il New York Times afferma che con queste trattative Cuba va in direzione di una democratizzazione di stile occidentale? Quello che i mass media non dicono è che Cuba si è seduta al tavolo dei negoziati ponendo delle condizioni minimali che poi gli Stati Uniti hanno accettato. Vale a dire: A. Pari dignità nel tavolo delle trattative. B. Il corpo diplomatico statunitense non deve far politica a L'Avana come quello cubano non la farà a Washington. C. Deve essere risolta l'annosa questione del blocco commerciale, del blocco economico, perché distrugge qualsiasi tentativo di espansione della pianificazione socio-economica a Cuba. D. Il governo cubano esige che la base di Guantanamo sia smantellata per permettere che quel territorio occupato dagli Stati Uniti fin dal 1901 torni a far parte della sovranità cubana. Inoltre la grande stampa non dice che la trattativa sarà molto lunga, perché il governo cubano non cederà una sola virgola sulla questione del socialismo.